Palermo. Assolutamente sì, finalmente torniamo con una grande compagnia che ha scelto Firenze per ripartire con i voli per Palermo, a cui seguiranno poi anche quelli per Bari, per Cagliari e Catania. E quindi siamo molto contenti di riniziare, come avete potuto. Si riparte anche da Firenze, senz'altro una stagione complicata, quella delle porte, quella estiva, perché Firenze cosa vi aspettate? Non vedevamo l'ora. Dopo tante settimane finalmente una buona notizia per Dolomiti, per Firenze, per la città di Firenze e per l'aeroporto. A questo proposito vorrei ringraziare Toscana Aeroporti, naturalmente il Presidente Carrai, l'ingegner Naldi, per l'opportunità. Beh, oggi si parte con la Sicilia, con voli per Catania e Palermo, ma non abbiamo finito. Tra due settimane inizieranno anche quelli per Sardegna e Puglia, quindi Cagliari e Bari rispettivamente. Le tariffe di solito sono sempre un tema molto importante e sensibile per la vostra audience. Partono da 178 euro andate e ritorno, oppure in alternativa si può scegliere da One Way a 99 euro. Questo è un primo passo che però sul quale vogliamo costruire nei prossimi mesi una ancora più stretta collaborazione con Toscana Aeroporti, anche perché ricordo che da poche settimane Air Dolomiti ha una base manutentiva a Firenze. Questo significa naturalmente, oltre che indotto, posti di lavoro e PIL. Cos'è una base manutentiva? Di fatto è un luogo dove si fanno manutenzioni anche importanti agli aeromobili che necessitano di un hangar, e da due settimane Dolomiti ha un hangar qui presso l'aeroporto di Firenze. Che stagione sarà? Mi chiedo solo questo, che stagione sarà? Ovviamente presto, ma cosa vi aspettate? Di limitare i danni? Cosa vi aspettate? Beh, la stagione naturalmente non potrà essere paragonabile in negativo a nessuna delle precedenti. Però quello che è importante, noi commerciali piace tanto citare questa parola, è un po' il trend. Il trend è in crescita, da volare circa il 2% della produzione standard dell'inizio di marzo, si è arrivati al 15% in questo periodo e nel mese di luglio arriveremo al 25%. Questo per noi è sintomo che la voglia di volare e la voglia di esplorare è un po' insita nella natura umana e quindi ci fa ben sperare per i prossimi mesi. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi.